Running On Air. Amici di Running On Air, buonasera, ben ritrovati, ancora un buon anno a tutti. Ci siamo lasciati la sera del primo dell'anno, quando abbiamo parlato di sport insieme a Ludovico Gozzi, e torniamo questa sera. Parliamo ancora di sport, questa sera ci butteremo tra pochissimo in uno sport in particolare con un ospite d'eccezione, però prima il nostro appuntamento con l'amico Ben Benatti. Ciao Andrea, ti faccio ridere, stai? Non ho ancora detto niente. Sto scherzando. Andrea, bentornato, ancora buon anno. Buon anno, buon anno a tutti gli ascoltatori. Iniziano ad arrivare i primi calendari indoor. Sì, diciamo che sono una... È una speranza. È una professione di fede su quello che può dobbiamo essere. Dobbiamo fare due preghiere su dobbiamo questo. Fare un paio di preghiere, io non ci credo molto, francamente. Sarà difficile, visto poi i dati che continuano ad arrivare, diventa tutto molto complicato. Penso che faranno soltanto i campionati italiani. I campionati italiani con poche persone, mentre le altre gare sono veramente... professione di fede. Io francamente non ci credo. Stai allenando? Io poco, random, perché qui un giorno è rosso, un giorno arancione, un giorno... quindi sono andato anche per strada ad allenarmi, non è stato bello. Beh, viviamo questa vita arcobaleno che è un po' è difficile. Con tutto che capire, non critico il fatto che vengano prese queste decisioni, perché non vedo neanche scenari diversi da queste, non so. Beh, se qualcuno ce li ha. Abbiamo vissuto questa 48 ore in giallo. Esatto. Mi ricorda un po' la signora in giallo, Jessica Fletcher, pensate. Viviamo questa 48 ore in giallo, però da domani nel weekend si torna in arancio, e poi la settimana prossima. Però abbiamo fede, speriamo di poter ritornare presto in pista, e sto parlando di atletica leggera, ma questo in generale su tutti gli sport. Ne parleremo tra poco anche con il nostro ospite, anche loro stanno vivendo un momento non facilissimo, quindi c'è una sofferenza generale da parte di tutti, in tutti i campi. E del resto è un anno che continuiamo a parlarne. Purtroppo sì, ma questa battaglia CIO, CONI, sport e salute... Ah, mi vuoi proprio provocare con questa cosa? È un'interrogazione oggi. Guarda, io ho una mia idea su questa cosa. E la mia idea è che in pochi hanno capito la riforma spadafora, chiamiamola così. Ma io ho capito che il presidente Malagò sta cercando di forzare la mano, tra l'altro senza contraddittorio, perché nessuno gli va a dire ma scusa, tu cosa vuoi? Secondo me lui vuole la cassa che gli è stata portata via dalla riforma, ma in realtà lui, il CONI, con la riforma gestisce 40 milioni di euro, perché alla fine dei 440 milioni che gestiva in precedenza il CONI gliene sono rimasti 40, e questi 40 li devi utilizzare per l'alto livello, per formare gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. Ovviamente un presidente del CONI che faceva la sua forza, basava la sua forza sulla distribuzione di questi 440 milioni, che sono 280 miliardi delle vecchie lire, era una professione di forza notevole. Gli è stata portata via, secondo me adesso sta cercando di reagire a questa situazione. Ma questa situazione, che potrebbe portarci addirittura, anche qua, qualora si facesse, per me sono minacce, sono solo minacce. Le Olimpiadi a Tokyo potrebbe portarci addirittura ad una nazione, come è stato per la Russia, senza ma bandiera, ti spiego secondo me perché non è uno scenario percorribile, perché dal governo gli hanno chiesto a Bach, cioè al presidente del CIO, di presentarsi al Parlamento e spiegare quali sono le criticità. Perché non lo fanno? Perché Malagò, che fa parte del CIO, pochi lo dicono, ma è un membro del CIO e sta lavorando all'interno del CIO per forzare la mano affinché gli venga restituito qualcosa. Però tutto questo nasce, secondo me, dal fatto che nello sport, e ne stavamo parlando prima dell'inizio della trasmissione, è peggio che nella politica, perché i politici sportivi rimangono in carica molto più di quelli che noi vediamo nella politica politicante. Attenzione, sono stato spaventato. Hai visto? È una minaccia, hai capito com'è? Lui parte già con il time out di politica politicante. E subito è arrivato subito lui, hai capito? No, beh, sarà in grado, sì o no? Sarà in grado, secondo te, Sport e Salute di gestire poi lo sport italiano? Con molte difficoltà. E anche questa è la mia paura, in effetti.
non è la paura di Franco quella di chiederci la linea, quindi noi subito diamo la linea alla regia. È il momento della musica di Radio Montorfano, che ritorna anche in questo 2021 ad accompagnare Running On Air. Noi tra pochissimo saremo qui in studio per presentarvi l'ospite e per entrare nel mondo dello sport, del suo sport. A tra pochissimo, sempre qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. Ben ritrovati amici Running On Air, sempre qui sulle onde di Radio Montorfano, ed è il momento di presentarvi l'ospite di questa sera. Ci ha raggiunto un amico, diamo il benvenuto a Mauro Breda. Lui è il direttore sportivo del Chiari Calcio, però io aggiungo, non si ferma lì il suo ruolo, e scopriremo il perché parlandone. Ciao Mauro, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Roberto, grazie dell'invito. È un piacere averti qua, anche perché io voglio scoprire un po' di cose da voi, perché dicevamo prima, la gestione dello sport difficile e quant'altro, abbiamo un po' di chiacchierata da fare questa sera, quindi potremo raccontarcela. Ma dove nasce la passione per il calcio, Mauro? La passione per il calcio nasce quando mio figlio, all'età di 5 anni, va all'oratorio con tutti i bambini, vuole tirare calcio al pallone, e da lì vai a vederlo, comincia a portare un po', non lo so, ad aiutarli con le borracce e tutto, e da lì niente, non ne sono più uscito. E stiamo parlando di Young Boys. Di Young Boys, esatto, eh? La mitica Young Boys di Chiari, sì, la mitica Young Boys. Guarda, una squadra svizzera. Beh, Young Boys. Sì, a Berna. Sì, a Berna c'è la Young sì, Boys. Sì. Era una squadra ospita, di oratorio proprio, sì. Ho detto, è nato in Svizzera, poi invece... E invece sai, beh... Sì, quando giocavamo, ho giocato anch'io in Young Boys, quando giocavamo da piccoli, sai, c'era la Young Boys Svizzera, era facile dire sì, io gioco là, no? Certo. Ti gasavi un po' di questa cosa. Però ecco, dicevamo Young Boys, che è stata un po' l'altra faccia del calcio clarense, quindi la storia del calcio giovanile clarense. Sì, diciamo che il Chiari Calcio da allora era, diciamo, la squadra del paese, blasonata e tutto, e poi c'era questa realtà che era la Young Boys, squadra oratoriana, dove sono usciti tantissimi bambini che poi sono andati a giocare in categorie superiori. Qualcuno ha fatto anche successo, è andato proprio Sergio Facchi, e poi tanti altri bambini, e da lì niente, siamo sempre andati avanti. È sfuggito il nome. Sergio, tu devi Facchi. Pensare che hai a che fare con uno che il calcio. Sergio Facchi è un clarense che è stato per anni il difensore centrale e libero del Brescia Calcio. Ah, ecco. Poi si è trasferito in Serie B, in Serie A anche un anno, e poi si è trasferito in quel di Mantova, perché lui ha sposato la figlia dell'allora presidente del Mantova Calcio, e là ha terminato la sua carriera. Ed è stato uno dei calciatori, diciamo, professionisti di Chiari, insieme lui a Battista Festa. Battista Festa è stato invece uno delle anime del Cesena e dell'Atalanta. E quindi sì. Questi sono giocatori clarensi, e più recentemente comunque ne abbiamo avuti anche altri. Sì, adesso io non mi ricordo tutti, però abbiamo uno che sta giocando nella Feralpisalò, Ergelijus, che è uscito sempre da Young Boys. Abbiamo Cancelli, il portiere, che adesso gioca con noi in prima squadra via Chiari, però è stato sempre giovanile al Milan, poi ha giocato nel Porto Torres in C1. Abbiamo in nazionale, sempre uscito dalla scuola lì della Young Boys. Vabbè, sai, ne sono passati, ma veramente 50 anni di Young Boys, quindi se ne è vista veramente tanta di gente. Ma esiste ancora adesso lo Young Boys? No, ed è il punto, ecco. Che diciamo, no. Allora, quella Young Boys non c'è più. Ed ora è nata c'è una nuova Young Boys, sì. C'è una nuova Young Boys dove, diciamo, il responsabile è ancora tecnico, è ancora il grande Achille Tironi, che era con noi con la Young Boys vecchia, e continuano con questa nuova Young Boys. E diciamo che questa Young Boys, poi a un certo punto, purtroppo, gli eventi, squadra che aveva iniziato a giocare in terza categoria, purtroppo gli eventi poi hanno voluto che malauguratamente, e a me dispiace molto, a me tantissimo proprio, sia finita. Però grazie alla tua passione si è potuti salvare quello che era il Chiari Calcio. Poi il sindaco ha convocato le realtà calcistiche clarensi, che quindi la Young Boys, gli amatori. E stiamo parlando di che anno per collocarlo? Stiamo parlando di 5-7 anni fa. Giovanissimo come iniziativa. La società è del 2015, la società, cioè la società Chiari Calcio storica, c'ha 100 e passa anni. La nostra è del 2015,
e ci hanno detto fate ancora calcio per la città, e ci siamo trovati dall'oratorio in una realtà completamente diversa. C'è stato questo trasloco dall'oratorio al centro sportivo di via Santissima Trinità, che è un po' anche il luogo dove si svolgono le gare di atletica leggera. E noi adesso lasciamo tempo del trasloco, diamo la linea alla regia per un attimo di musica, ritorniamo e poi scopriamo come nasce questa nuova Chiari Calcio. Running on air, running on air. Ed eccoci, dopo aver ascoltato l'ottima musica di Radio Montorfano, torniamo con Mauro Breda, ricordo, direttore sportivo del Chiari Calcio. Mauro, eravamo rimasti al momento in cui ci siamo fatti il trasloco, dall'oratorio siamo andati al centro sportivo e qui nasce, torna finalmente, si salva il Chiari Calcio, che come hai detto tu prima è l'altra società storica di Chiari. Che all'inizio partiamo, perché bisogna tornare indietro un attimino, siamo partiti come Young Boys Chiari, cioè abbiamo lasciato ancora il marchio Young Boys e abbiamo messo la scritta Chiari per far sapere che siamo la società di Chiari, senza non era più la Young Boys. Poi dopo invece, quando abbiamo vinto il campionato, siamo diventati proprio Chiari Calcio. Perché lì siete ripartiti dalla terza categoria. Dalla terza categoria, sì. Dalla terza categoria. Ho sentito, avete vinto il campionato? Sì, allora, quando siamo andati diciamo allo stadio, nel Chiari Calcio, abbiamo fatto un campionato di terza categoria dove abbiamo stravinto, non vinto, proprio abbiamo vinto. Dominato. Abbiamo vinto il pallone di bronzo con Facchetti Stefano, che è stato la prima volta che facciamo il pallone di bronzo, e abbiamo preso due o tre giocatori che erano importanti, volevamo far bene, volevamo andare su e siamo riusciti ad andare in seconda categoria. Se l'abbiamo fatta, è stata una grande soddisfazione, una grande gioia vedere tutto il pubblico quando c'era la finale, l'ultima partita allo stadio, bello, lo stadio pieno ancora come una volta, è stato bello. Logicamente per noi che eravamo abituati all'oratorio eravamo un pochettino così frastornati dalla situazione. Però insomma dai, è stata una cosa bellissima proprio, sì. Beh, non vi siete fermati lì, perché avete vinto anche il campionato di seconda categoria. Sì, poi non l'anno dopo, però ce l'abbiamo fatta. E oggi il Chiari è in prima categoria. Siamo in prima categoria. È tornato in categorie più consone a quello che era blasone. La società. Mauro, ma quanto è stato difficile il cambio dalla mentalità, diciamo, oratoriana, di società giovanile più che altro, a dover affrontare tantissimo, invece una realtà dove la gente sta a vedere se i giocatori vanno a dormire presto, se si allenano, se non si allenano, chi viene, chi va. Dove vai a fare anche purtroppo in questo mondo qua anche i calcoli a livello economico, perché se vuoi far bene devi andare a prendere dei giocatori, oppure devi avere un tuo settore giovanile dove riesci a sfornare. Certo. Ma noi non avevamo ancora le due o tre categorie, cioè quindi allievi, juniores, per poter tirare quelle su quelle di mezzo, per poter avere, e quindi abbiamo dovuto tenere buoni tutti i giocatori che avevamo e andare a prendere i giocatori in giro per cercare di fare una rosa competitiva, diciamo, competitiva. Dopo l'anno scorso eravamo messi veramente male, però poi il Covid ci si è fermati e tutto, e Chiari è rimasto in prima. Quest'anno avevamo allestito una squadra da poter far bene, e invece purtroppo adesso quello che è successo adesso riprenderete quando? Perché allora, io sentivo non che non a gennaio forse qualche partita. No, secondo me, da quello che ho capito, adesso bisogna aspettare le elezioni di sabato, ok? Dopodiché sembra le elezioni nazionali per il, giusto? Elezioni regionali. Regionali anche in quel caso. Okay. Sembra che Roberto dicevano il 7 di febbraio che iniziassero i campionati. Però da quello che si legge ultimamente, per me non si parte neanche a 7. Slitterà tutto altro momento. Sì. Quindi faranno un campionato a playoff secchi. Sì, ma se andiamo avanti non c'è più neanche quello. Faranno anche la finale, direi. io veramente, come fanno i tornei all'oratorio, no? Si prendono le 16 squadre, ci trovo un giorno e via. Si gioca tutto a random. Ma veramente io, sai, sullo sport individuale, noi la viviamo con l'atletica, riesci ad allenarti. Un'idea di calendario, una bozza di calendario stanno uscendo, quindi un campionato italiano ipotetico si potrà fare, ma veramente per gli sport di squadra sono due anni terribili. Sì. La pallavolo, il basket, perché che se ne dica, il calcio, il basket e la pallavolo hanno ricominciato solo con la categoria superiore, hanno iniziato solo nel lato, diciamo così, professionistico. Esatto. Chissà che danni si produrranno nel lungo periodo. Provate a pensare, questo, sì. E poi nel prossimo blocco è quello che io voglio chiedere a Mauro,
a cosa comporta un fermo di questo tipo, ma il fermo peggiore lo subisco io se non ascolto Franco, che è 10 minuti oramai che mi fa il segno del suo time out classico, perché vuole giocare a calcio, vuole giocare a calcio. Adesso lo tesseriamo al Chiaricalcio anche lui, quindi la linea subito a Franco prima che mi provochi un time out traumatico, e noi torniamo qui tra pochissimo dopo la musica sempre di Radio Montorfano. Running on air, running on air. Ben ritrovati. Intanto Mauro ha fatto bene la musica di Radio Montorfano, perché noi nel frattempo ci siamo ricordati anche chi è l'atleta che tu prima hai nominato come nazionale. Esatto, esatto. Carminati. Ed è Carminati che ha giocato, viene dalla Young Boys, sì, ha giocato nel Chievo, poi è andato all'Atalanta e adesso è in Serie D al Breno. E lui ha fatto Under 16, Under 18, un Clarence Doc. Quindi abbiamo ricostruito la carriera. Abbiamo ricostruito in un attimo la carriera di Carminati, pensa a te. E gli stiamo dando anche il giusto lustro. Sì, se lo merita, anche perché è un bravissimo ragazzo, quindi se lo merita sicuramente. Mauro, dicevamo prima dell'interruzione con la musica, 2 anni terribili, 2 anni nei quali è impossibile fare attività, ma tutto questo a cascata comporta comunque anche una serie di problematiche. Roberto, direi 2 stagioni, perché un anno... 2 stagioni calcistiche. 2 stagioni calcistiche. È drammatica la situazione perché, a mio avviso, prima di tutto per i bambini che non possono fare attività, non possono stare, perché è uno sport di contatto, uno sport di spogliatoio, è uno sport di socialità, e quindi i bambini manca questo. Ma la cosa preoccupante è che, come in tutte le cose, quando tu poi ti abitui a non far più una cosa, c'è anche il rischio che tanti bambini, tanti atleti perdano la passione per il calcio. Per me non è un rischio, ma secondo me ci sarà una buona fetta di ragazzi che abbandonerà. Sì. Io ho una grande paura di questo, perché purtroppo secondo me questo può accadere, sì. E per quanto concerne invece quelli un po' più grandicelli, che già la juniore, sì, si allievi così, che già hanno in mente altre cose, anche lì sarà una cosa drammatica, perché se poi si abituano, non lo so, a socializzare da un'altra parte o a fare qualcos'altro, sarà un bel casino, sì. Sì, in effetti è un sentore che già ho avuto anche in altri sport, perché con la pallavolo tante ragazze hanno questo, tante società hanno questo problema, soprattutto con le ragazze 18-20 anni, poi sai, nascono altre, certo, problematiche. Certo. Chi ci finisce la scuola, sì, inizia a lavorare. C'è una grande razionalizzazione di atleti, quindi di risorse. Gli scenari sono imperscrutabili, nel senso che quando usciremo? Sì, poi come diceva Mauro prima, il momento sociale che viene a mancare invece nei bambini è un problema, secondo me, psicologico, che la malattia porterà come conseguenza questo, soprattutto un problema. Io sbaglio, noto mentale, anche una certa aggressività, cioè lo sport aiuta anche un po' a stemperare l'aggressività, invece sì, non so, sai, fuori vai a sfogare diventando... queste guerre, queste battaglie nelle piazze degli adolescenti non sono un bel segnale, quindi può essere anche quello, cioè, anzi sicuramente c'è anche quello che comporta. Sport giovanile. Sì. Esperto in sport giovanile con la Young Boys, dove hai gestito tantissime squadre giovanili. È stato difficile ricostruire tutto l'impianto giovanile alla Chiari? Allora, è stato abbastanza difficile, però abbiamo preso, secondo me, le persone giuste, e una di queste la cito, che è il nostro segretario Ivano Barbeno, che era nel calcio professionistico, persona che io conoscevo da tanto tempo. Quando il Franco Parma e della Pro Staff hanno deciso di lasciare... Sì, perché durante il passaggio voi vi siete appoggiati a Pro Staff, esatto, per il settore giovanile, perché noi facevamo soltanto la prima squadra e la Pro Staff seguiva tutto il settore giovanile. Quando invece loro hanno deciso di perdere, noi non avevamo probabilmente neanche le conoscenze, le capacità, le conoscenze per poter fare un settore giovanile così importante come adesso sta diventando. Anche Chiari, perché avevate Parma e Baldini. Sì, esatto. Parma, che poi è andato a fare scuola al Milan. Sì, sì. Baldini ha fatto scuola al settore giovanile Juventus. Sì, quindi sì. Erano un duo non indifferente. Cioè, due persone abbastanza che bravi, sapevano, diciamo, il fatto loro. Abbiamo detto anche al comune: ok, noi faremo calcio, faremo settore giovanile, faremo tutto, però se riesco a portare questa persona, che è questo Ivano Barbeno. E allora ti fermo, perché okay, Ivano Barbeno
ragazzi, è una persona veramente da conoscere. Ivano ci perdonerà, ma adesso gli facciamo ascoltare un po' di musica di Radio Montorfano, altrimenti sente le urla di Franco, quindi è meglio ascoltare la musica di Radio Montorfano, e noi torniamo subito, sempre qui, in compagnia di Mauro Breda. Running on air, running on air. Rieccoci qui a Running on Air su Radio Montorfano. Mauro, parlavamo del vostro segretario, che è un personaggio da conoscere, diceva Roberto. Assolutamente sì, un professionista con la P maiuscola. Quindi descrivicelo, cioè, siamo curiosi di conoscere. È un orso bruno, perché è una persona proprio di vecchio stampo, tutto d'un pezzo, tutto quadrato, ma ha delle capacità e delle conoscenze a livello calcistico che poche persone hanno. Lui conosce tutto il mondo di quanto concerne assicurazioni, la federazione, cioè è l'enciclopedia proprio a noi. Infatti ho detto, faremo calcio, prenderemo in mano il settore giovanile se riesco a portare qua questo personaggio figura. Con grande fatica si è riusciti a portarlo via dal Lumezzana e dalla famiglia Cavagna, perché lui era sotto contratto là, perché non ci sono stati che non passava un momento non dei migliori. Ed è venuto da noi e niente, da lì siamo partiti piano piano e siamo riusciti adesso, dopo 3 anni, perché è 3 anni che collaboriamo con Barbeno, a far tutto il settore giovanile, tutte le categorie, anzi abbiamo 2 giovanissimi, abbiamo anche cose in più, e piano piano stiamo portando dentro delle figure nuove, grazie a Ivano che va bene insomma. Quindi come società avete coperto tutte le categorie, sì, quindi sì. Cioè il progetto, c'è un progetto poi? Sì, c'è il progetto, c'è. Running on air, running on air. Ben ritrovati amici Running on Air, ben ritrovato ancora a Mauro Breda. Hai parlato prima di Ivano Barbeno, ora ti vorrei chiedere una cosa a proposito di un settore giovanile. Tu hai un giocatore che da giovane ha vinto niente poco di meno che il trofeo di Viareggio ed è l'unico giocatore in attività di quella splendida squadra del Brescia che si è aggiudicata. Ma di che anno stiamo parlando, giusto per... Fine anni 80. Sì, anni 80. Considera che in panchina c'era questo giovane Andrea Pirlo, c'era Roberto Baronio che giocava in questo Brescia e c'era Stefano Bono. E c'è Stefano, il grande Stefano Bono, sì. Stefano Bono che è venuto lì da noi, questo è il terzo anno. A parte le qualità calcistiche che tutti le sapevamo, ma a noi, come chiari, ci ha dato un'impronta diversa, una persona fantastica. A 41 anni è il primo che tira il gruppo, è il primo che arriva all'allenamento, l'ultimo che va via, ci allena i bambini oltretutto. È un factotum. ma io Stefano Bono devo solo che ringraziarlo sempre. Una sorta di Ibrahimovic. È l'Ibrahimovic del chiaricato. Costruisce da solo. Sì. A 41 anni, per me il tempo con lui si è fermato. Beh, io lo vedo lì in allenamento al viso di un giovane. Sì, di un ragazzino. È ancora un giovane dentro. E quindi a tutti gli effetti è ancora un atleta. Lui è un atleta. Cioè lui proprio è un atleta a tutti gli effetti. E anche lì abbiamo preso lui e anche lui ci ha dato una mano per cercare di portare su sto chiari. Grande persona Stefano, grande. Senti, abbiamo detto, parlandone, che sono passati tanti giocatori al Chiari, sì, alla Young Boys. Mi fai un podio, 3 nomi dei giocatori che ti sono rimasti a cuore? A parte le capacità calcistiche, che sai, quando tu hai a che fare con il settore giovanile è facile innamorarsi, tra virgolette, di un ragazzo con un certo carattere, chi con maggiore, chi con minore carattere. Sono passati tanti, ma veramente tanti, da quando tu sei nel calcio. Hai qualche ricordo particolare? Li ho ricordi belli con tutti, proprio devo solo che ringraziare tutti i ragazzi che sono passati, oltretutto quelli, diciamo, che vanno categorie. Metterli sul podio, Roberto, diventa difficile. Guarda, veramente, cioè, no, ti ho fatto questa domanda. Io avrei i miei 3, però non me la sento proprio, perché sono tutti... Ti ho fatto questa domanda per un motivo molto semplice, che ti conosco da qualche giorno, no? Sì. E so che tu sei innamorato della tua passione. Il calcio è una tua seconda vita, diciamolo. Sì, sì. E quindi ti entra purtroppo. Sì, beh, sai, per noi l'atletica ha comportato. Lui ne sa qualcosa, Lui sembra giovane, ma ha circa 70 anni. Sì, esatto. Lui è giovane, però gareggia ancora, nonostante infortuni. Poi
fuori onda ti raccontiamo il suo infortunio, che manco in un film. No, è impossibile. No, lo raccontiamo qua, dai. Se vuoi, raccontalo. È stato investito da un trattore in pista. E quindi vedi che... E poi tra l'altro durante i campionati europei Master, un trattore dell'organizzazione è passato in mezzo, tra l'altro ero favorito di quei campionati perché avevo il miglior tempo. E passata in semifinale, ma te mi ha lacerato il quadricipite. Non ci posso credere. Vedi, cos'è? Tante volte è la casualità. E allora ti faccio la domanda. È proprio sfiga, sì. Chiamiamola così. Beh, io la chiamo così, dai. No? E allora volevo farti questa domanda, guardando se però ti capisco, perché non è facile. No, non è facile. Non è facile vivere quello che hai vissuto in tutti questi anni, e so anche quanto tenevi alla Young Boys. Ora che futuro vedi? Però io vedo già Franco che mi fa dei segnali, perché lasciamo questa domanda per l'ultimo blocco e poi ipotizziamo che domani sera finisce questo lockdown, finisce questo maledetto coronavirus, e poi vediamo cosa sogni per il Chiari Calcio. La linea allora va a Franco e alla musica di Radio Montorfano, e noi tra pochissimo saremo ancora qui a Running On Air. Running On Air, Running On Air. Ben ritrovati, ancora qui a Running On Air, ancora con Mauro Breda. Ci siamo lasciati, Mauro, al termine del blocco precedente, dove ti dicevo, ammettiamo che il coronavirus domani finisca. Che futuro sogni per il Chiari e per lo sport che ami in genere? Allora, io spero vivamente di trovare qualche ragazzo giovane con la passione che abbiamo avuto noi, da incominciare a introdurre in società. Attenzione. Cosa ha detto adesso Breda? Una cosa che non si sente nel nostro sport, che l'atletica non si sente mai. No, io spero proprio invece di trovare qualche giovane che abbia la passione, che venga per passione, che incominci a conoscere l'ambiente. Certo, non dico subito in un anno o due, però deve fare un percorso. Che si faccia il suo percorso, sì, che si faccia le ossa per poter andare avanti e darvi andare una avanti. Basta, darci una mano, magari prendere in mano, perché no, fare lui i nostri ruoli, cioè nel senso lui, cioè questi gruppi di ragazzi, piano piano. Io spero in questo qua, e spero che i nostri sostenitori, i nostri sponsor ci diano ancora una mano, ci diano una mano magari anche più massiccia, perché la cosa io la vedo veramente drammatica in tutti i sensi. E ai ragazzini invece, che abbiamo detto prima, il rischio è questo disinnamoramento. Io ho paura di questo. Ti senti di dire qualcosa a loro, Mauro? A questi ragazzini qua, cosa più che ritornare bambino, e vi ricordo quando dovevi stare in casa che stavi male, adesso trovarli che non vanno a scuola, non socializzano con nessuno e niente, dico che abbiano pazienza, che però sono bambini e quindi non hanno la pazienza di poter c'è questo bisogno di tornare a socializzare. Sì, però attualmente dobbiamo anche essere obiettivi, come diceva prima lui, in questo momento che cosa vai a rischiare? No, cioè, è impossibile. Quindi non ci sono scenari percorribili, no. Ma poi nel nostro sport è contatto, cioè fai la doccia, i bambini sono lì, si toccano, cioè bisogna stare attenti, cioè dobbiamo essere sicuri di poter ripartire in sicurezza. Senti, tu vivi sì il calcio, ma hai anche una realtà lavorativa importante, sì. No? A livello industriale domani? A livello industriale domani io dovrei fare il politico, adesso dire delle cose politiche è meglio che non le dica. La vedo anche lì, non vedo da parte di chi dovrebbe dare delle direttive, non vedo una linea guida, cioè non vedo, vedo soltanto tutto questo un marasma generale dove noi che facciamo esport, che esportiamo, siamo in grossa difficoltà, cioè nel senso che il fatturato è calato per tutti, gli ordini ci sono ma sono sempre meno, ed è difficoltoso, la cosa è drammatica, sì. Siamo quasi in chiusura, sì? Mauro, alcune domande. Chi vince il campionato in Serie A? Io da buon milanista ti direi il Milan, però tocco ferro, ho paura che vinca ancora la Juve. Dopo la partita dell'altra sera? Ho paura che vinca ancora la Juve. Vince la Juve. Tengo il Milan, ma... Anche a te il Milan. Vince la Juve o l'Inter. Preferisco la seconda opzione, però vabbè, vediamo quel che succede. Vince sicuramente invece, la Juve. Da Bresciano, questo Brescia Calcio? Brescia Calcio è una montagna russa, è una non si sa, hanno cambiato tanti allenatori, la squadra non gioca male, perché anche la sconfitta che hanno avuto col Vicenza, secondo me immeritata, perché c'erano degli errori arbitrali clamorosi. A me la squadra non dispiace, però non riusciamo a fare due o tre risultati utili consecutivi, e insomma si fa un po' fatica. Sì, è strano, si vince a Ferrara con la SPAL e poi sì, la partita dopo prendi tre gol in casa dalla Nerosa Vicenza. Sì,
però con ripeto tutto che... con tutto quello che è successo, perché ci sono stati poi degli errori abbastanza evidenti, insomma, ecco. A questo punto, Mauro, noi possiamo solo che ringraziarti. Ringrazio io voi. Venuto a trovarci, in bocca al lupo col Chiaricalcio, Crepi. In bocca al lupo con la BL per il tuo lavoro. Noi speriamo di averti qui, una volta ricominciato il campionato, a parlare di un Chiari vincente, o un Chiari che comunque regala le soddisfazioni a voi che ci lavorate e ai tifosi che vengono allo stadio per vedere. Speriamo, speriamo, va bene. Ok. In bocca al lupo per tutto. Andrea. Per te so che sabato sarà una giornata... Beh, domani vediamo quel che succede. Non parliamo, dai. No, ne parliamo, settimana prossima, okay. Poi vediamo. Vedremo se cosa... Speriamo di parlarne. Sì, dai, per l'amor di Dio. Sai, se ne parlerà comunque. Mi faccio l'in bocca al lupo e vediamo quel che succede. Ok, va bene. Ciao Andrea, ciao Mauro. Grazie, buonasera. Amici di Radio Montofono, grazie per essere stati con noi. Running On Air torna la prossima settimana. Se vi è piaciuta questa sera, mi raccomando, risintonizzatevi domenica sera alle ore 23, sempre su Radio Montofono, www.radiomontofono.it. Ciao, alla prossima. Running On Air.